Il discorso di Novellino non dipende da noi. È chiaro che Novellino, da persona seria qual è, quando è venuto, noi gli abbiamo proposto più dei 6 mesi. Sì. Lui ha detto no, io voglio vedere prima che cosa riesco a fare e poi ci sediamo a tavolino e ne parliamo. La società, è inutile dire, sarebbe una pazzia pensare diversamente e noi tutto siamo meno che pazzi, ovviamente desidereremmo che lui restasse con noi. A meno che lui non fa un campionato importante e ce lo graffigna qualcuno dalla Serie A. Questa volta non riesco a farmi pagare l'allenatore, come ho fatto con Rastelli, perché non ha un contratto con noi, ahimè, lo dovremmo perdere se dovesse andare in Serie A. Ma io credo di no, credo che Novellino resterà con noi perché abbiamo tutta la voglia di tenercelo. Questo è uno. Speriamo. Due. Ma qualche approccio prima, qualche approccio l'ha già avuto? Non l'ha voluto fare. No. Ha detto Presidente, non si preoccupi. All'inizio, ha detto non si preoccupi perché io sono qui. Voi sapete che lui ama questa città, sì, no? Sì, ovviamente. Sì. Ama questa città, la sente sua, così come io la sento mia, così via. Per cui è normale che faremo un discorso sicuramente da gentiluomini ed io sicuramente gli proporrò un contratto serio per quello che merita. Per quanto riguarda la capitalizzazione, l'abbiamo già scritto, l'abbiamo già detto, l'abbiamo fatta, quindi state sereni e tranquilli, è tutto a posto. Credetemi, in questo momento il nostro obiettivo è quello di portare veramente quanto più tifosi allo stadio possibile. Perché il tifo del Partenio è sempre stato invidiato da tutti. È un pubblico che, se riusciamo a raggiungere un numero considerevole, veramente fa paura in mezzo al campo. E quindi giocare contro un pubblico di questo tipo è veramente difficile per qualunque squadra.